Ciao, io mi chiamo Emanuele, oggi parliamo di quali sono i migliori cerotti per i vari sensori, quindi Freestyle piuttosto che Dexcom o anche Omnipod per chi usa questo tipo di microinfusore. Ma prima, come già saprai se guardi spesso questo canale, io mi chiamo Emanuele, ho 21 anni, sono studente di medicina al secondo anno e da più di 15 anni sono diabetico tipo 1. Nonostante questo sono diventato campione italiano col diabete e ho fatto il professionista per il team Novo Nordisk, una squadra composta da persone interamente diabetici. Ma arriviamo al dunque. Quali cerotti utilizzare? So utilizzare cerotti, utilizzare delle fasce, utilizzare delle bende, usare i cerotti per i fisioterapisti, le fasce dei fisioterapisti. Cosa fare? Allora, io personalmente le ho provate diverse, non ho mai provato le fasce, anche perché per quanto riguarda le fasce è come vedere un altro cerotto, quindi se il cerotto non è efficace comunque si staccano anche le fasce. Magari avete un'immagine qua lato di quelle che possono essere diversi tipi di fasce e alla fine di questo video ti dico quello che uso io personalmente, non ci guadagno niente dal dirtelo, quindi sta a te scegliere se credermi o meno. Comunque, dicevo, ci sono delle fasce, le fasce che hanno coprono per quanto riguarda il sensore qua e hanno degli aletti a lato per permettersi di aderire alla pelle. Ora, se pure qua, ad esempio, si suda spesso, si fa uno sport dove si nuota, può tendere a staccarsi molto facilmente. Ora, io con l'acqua, il nuoto ormai ci ho quasi rinunciato, cioè quando vado al mare per molti anni non l'ho mai messo il sensore, io ho sempre fatto con le strisce reattive e il pungidito, appunto perché comunque sapevo che si sarebbe staccato. Ora, dell'anno scorso invece io ho utilizzato un altro tipo di cerotto, che è quello che vediamo alla fine, che invece tutto sommato ha funzionato bene, ha fatto il suo, lo uso ancora, tra l'altro attacca tantissimo, ogni volta staccarlo, cioè è più staccante, è più doloroso togliere il cerotto che non mettere il sensore, questo per farvi capire quanto attacca. Ho provato anche i cerotti, quelli che vengono utilizzati dal fisioterapista, quindi quelli che sono le bande. Ce l'ho su, ve la vado a prendere. Per quanto riguarda le fasce, sono ad esempio queste qua, sono dei cerotti. Si toglie qua la parte cerottosa e sono appunto i cerotti che vengono usati dal fisioterapista, sono appunto di diversi colori, questa era color carne. L'avevo preso in un periodo in cui avevo finito i sensori, però non è che me ne sono pentito, ma non è, insomma dire, è poco cerottoso. Mentre per quanto riguarda il Dexcom, quando ancora utilizzavo il Dexcom, usavo questi qua, non li avevo trovati color carne, quindi ce li avevo azzurri e c'erano azzurri o rosa, ma ce ne sono un sacco di colori. Ci sono poi anche su quelli che vi consiglio io alla fine, sia per Dexcom G5, G6. Adesso ci sono li hanno fatti anche per Freestyle Libre 3 e quello che sarà G7 e anche per Omnipod, per chi usa l'Omnipod. Io usavo questi qua, tutto sommato mi sono trovato abbastanza bene. Ogni tanto a volte tendevano a aprirsi un pochino qua ai lati, ma come potete vedere il cerotto essendo bello spesso, tutto sommato si toglieva facilmente, non dava danni alla pelle e comunque il suo lavoro lo faceva, a volte tendeva appunto a aprirsi qua a livello dei lati e non era una cosa molto carina da vedere, però tutto sommato il suo lo faceva e quindi tutto sommato è promosso perché il suo compito è tenere adeso il sensore alla pelle. Ora veniamo a questi qua, che sono gli ultimi che uso tuttora e che vanno non da di più, in quanto a parte la forma che è perfetta, che hanno il cerchiolino qua sopra che serve appunto per far traspirare la regione occupata dal sensore, ci sono anche ovviamente come ho detto per Dexcom e per gli altri sensori, sia quelli nuovi sia quelli vecchi, sia per appunto l'Omnipod, il microinfusore che è senza cannula. Questo è attacca più dell'attacca, è incredibile quanto attacchi questa cosa qui, è veramente incredibile. E come ho detto prima, fa più male toglierlo che non mettere il sensore, è incredibile. Però appunto questo crea l'unica cosa che ha come difetto, appunto, è proprio perché è così efficace. E poi tra l'altro quando li compro, c'è spacciato ovunque che sono made in Germany, quindi non so se questa cosa può interessare oppure no. E quando provate a toglierlo, troverete la parte un po' arrossata, proprio perché sono molto adesi alla pelle. Ci sono alcune creme che si possono mettere, io non le ho mai messe, quindi non potrei nemmeno in questo momento dirvi cosa usare o cosa non usare. Come potete notare, in questo momento c'è uno che ha applicato, vedete che è comunque ben adeso, tutto sommato è piccolino, non si nota, color carne e mantiene veramente bene e saldo il freestyle al punto in cui è stato inserito.
Altra cosa che aiuta a mantenerlo nel sito di inserzione è dove viene messo. Ad esempio, io prima tendevo a metterlo più qui verso l'esterno, adesso lo sto come notate è un po' più dietro, qua in questo momento, e da quando l'ho spostato da qui a dietro non prendo più dentro in nessuna porta. Prima mi capitava invece che lo prendessi dentro una porta e che si staccasse. Quindi anche questo può influire. Comunque, questo è un mini riassuntino per quello che puoi trovare per proteggere il freestyle e allo stesso tempo per evitare che si stacchi quando ad esempio vai a nuotare o piuttosto fai attività fisica in cui si suda molto. Ti ricordo che se vuoi vedere altri video come questo ti basta iscriverti al canale, troverai video che riguardano la gestione del diabete, trovate anche video che riguardano ad esempio la dieta per i diabetici, il perché non è efficace e anche il perché non è del tutto efficace da contare i carboidrati. Lo so che sembra una roba da matti detta così, se guardate il video capirete il perché. Ti ricordo anche che puoi lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto, puoi commentare qua sotto chiedendomi delle informazioni oppure se vuoi un tipo di video in particolare. Ti ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!